Dottoressa Di Cinti, oggi c'è questa importante iniziativa al Tito Acerbo, si parla della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e incontrate i ragazzi per sensibilizzare proprio gli studenti su questa importante tematica. È un'iniziativa voluta dal nostro Dipartimento che ha una finalità essenzialmente divulgativa e di diffusione di quella non solo che è la normativa che riguarda episodi di femminicidio e di violenza di genere, ma anche un tentativo di approccio alla cittadinanza e alle persone per far comprendere due cose. Innanzitutto che è un fenomeno diffusissimo, trasversale e che quindi riguarda ogni contesto sociale e in seconda battuta che le istituzioni sono presenti, che vi sono diversi strumenti per affrancarsi da quelle che sono dinamiche che spesse volte, appunto come recita la locandina dell'iniziativa, portano a degli esiti appunto nefasti. Questo secondo progetto che riguarda specificamente le scuole, perché siamo stati già al liceo classico, sabato scorso vi è stato all'università, appunto vuole maggiormente dare evidenza a quella che è la finalità educativa, cioè ci rivolgiamo ai ragazzi perché purtroppo i dati statistici e i dati di cronaca ci insegnano che questo fenomeno è diffusissimo tra i ragazzi e che la fascia sociale, la fascia di età si sta abbassando notevolmente. È occasione proprio per una riflessione da parte dei giovani, per una presa di coscienza dell'importanza del rispetto dell'altro, sia esso donna, sia il compagno di scuola, sia il diverso. I ragazzi sono veramente entusiasti di questo incontro che con una certa anche crudezza di linguaggio e di immagini li ha messi di fronte a una realtà che molti purtroppo vivono quotidianamente. Ma io sono convinta che attraverso questi momenti di presa di coscienza e di riflessione, supportati anche dalla presenza delle nostre istituzioni, i ragazzi possano avere un cambio reale di atteggiamento e una consapevolezza nuova di fronte a delle problematiche che purtroppo oggi interessano la nostra società.